Torniamo su quella che ormai è stata unanimemente definita la pista ciclabile della Discordia. 2 giorni fa ne abbiamo parlato con il sindaco di Riccione, Renata Tosi. Ieri abbiamo sentito le voci dell'ex sindaco Daniele Imola e quello del segretario del Partito Democratico Ci manca riccionese, un pezzo. Parmegiani. Ci manca un pezzo, ma oggi poniamo rimedio e diamo il buongiorno ad Omar Venerandi di Oltre. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, E ben trovato. buongiorno. Allora, lei ha la fortuna di arrivare per ultimo. Quando si sono sentiti tutti gli altri, questo può essere vantaggioso da un certo punto di vista. A parte gli scherzi, Venerandi, anche come Oltre, voi eravate intervenuti già in un primo momento anche con una nota, spiegando e dando anche dei suggerimenti all'amministrazione rispetto alla pista ciclabile, ma poi anche intervenendo in modo critico nei confronti del PD che ne stava facendo una questione, diciamo, politica, ecco. E poi ci sono stati degli ulteriori passi, se ne continua a parlare, prese di posizione altre, e a questo Incontri. punto, infatti, Oltre interviene nuovamente. Sì, guardi, ormai di questa pista ciclabile se ne sta parlando da più di una settimana, come è giusto che sia, ma come crediamo comunque che sia un po' troppo estremizzato il ragionamento. Partendo da un presupposto, si è innescata una guerra politica, è inutile comunque negarlo, dove da un lato c'è il Partito Democratico che con ottima tempistica, voglio dire, riesce e cerca di cavalcare un cavallo di battaglia dove a seguito dei cittadini logicamente limitrofi, quindi interessati alla struttura, danno seguito, e dall'altra parte invece un'amministrazione ormai comunque, tra virgolette, alla fine dei suoi giorni, perché comunque sia non riesce neanche più a relazionarsi con la cittadinanza, partendo da un presupposto che queste osservazioni e queste situazioni qui dovevano passare, voglio dire, nell'ambito di una comunicazione e di una condivisione con la città stessa. Io parto da un presupposto che poi è alla base, voglio dire, perché ormai di questa pista ciclabile ne abbiamo sentite di tutte, partendo dal tema che non è conforme, che è pericolosa, che comunque viene ristretta, i PM10 e quant'altro. Ne ho sentite di tutte, Pruccoli, non andiamo in città a parlare, questa è l'amministrazione, perché Pruccoli è un suo progetto e quindi era già stato visionato 8 anni fa. Chiariamo un po' la situazione. Allora, Pruccoli 8 anni fa, quindi nel 2009, non era assessore. Pruccoli è diventato assessore nel 2012. Quindi il progetto non poteva essere di Pruccoli. Come al tempo stesso il progetto che era stato evidenziato dal Partito Democratico, dall'allora Partito Democratico, rientrava in un contesto molto più allargato, dove la pista ciclabile veniva messa come priorità all'interno, ma nell'ambito di una discussione più aperta, che erano i pochi piani di disastro comunale che interessavano, in poche parole, tutto un nuovo progetto di sviluppo di quell'area e di utilizzo. Arrivato a questo punto, visto che questa amministrazione comunque non vuole dare atto, non vuole dare seguito a quel piano operativo, automaticamente comunque una risposta alla città la si deve dare, partendo, ripeto, dalle priorità, che sono le priorità di sicurezza e di un contesto di mobilità lenta che dovrebbe avere, secondo me, secondo noi, una città. Partiamo da un presupposto. Abbiamo la statale. La statale è stata fatta la pista ciclabile. Via Puglia. In via Puglia è stata fatta la pista ciclabile, via Berlinguer è stata fatta la pista ciclabile. Sono tutti assi di mobilità dove c'è stata necessità di uniformarli a un contesto di protezione e di salvaguardia per quello che riguarda l'utilizzo di quella viabilità, e al contempo è stata fatta adiacente, a fianco a queste strutture. Quindi io da una parte ci sentiamo, come posso dire, un pochino in imbarazzo, sentendo che il Partito Democratico vuole spostare o doveva essere spostata la pista ciclabile all'interno, quando all'interno non è più possibile realizzarla perché lo sviluppo di quell'area non è più attuabile da parte di questa amministrazione. Ci sentiamo dall'altra parte in imbarazzo quando sentiamo che questa amministrazione dice che il tema nell'ambito della comunicazione con i cittadini non viene più sollevato perché questa è un'opera già vagliata dall'assessore Pruccoli ben 8 anni fa. Quindi,
Capite bene che qui c'è una strumentalizzazione nell'ambito di questa struttura. E invece oltre si toglie da questi parametri qui. Tra l'altro voi, Venerandi, citate anche proprio la, insomma, una richiesta che era arrivata dai cittadini con delle firme, quindi insomma anche un desiderio che in qualche modo era stato espresso dai residenti, giusto? Esatto, allora guardi, il tema è semplice. Partiamo da un presupposto che siamo riccionesi e che gli assi devono essere tutti collegati, no? Quello che manca effettivamente a Riccione è un piano integrato della mobilità lenta, totale. Perché se noi facciamo un pezzo di pista ciclabile partendo da Viale Bergamo per arrivare al Cavalcavia, che si deve fare, è obbligatorio fare, poi però non ci dobbiamo dimenticare di tutta quell'area a monte del Cavalcavia dell'autostrada, che lì ad esempio non viene servita. Lì sono state prese più di 300 firme. Lì c'è una richiesta forte, importante, di un sistema di mobilità lenta. Lì esistono bambini che vanno comunque a scuola, esistono anziani che comunque devono andare a far spesa, a essere collegati con il cimitero, a essere collegati comunque con tutto quello che riguarda l'asse di comunicazione principale, che è voglio dire la statale e quant'altro, per accedere ai servizi, come può essere le poste, come può essere un ospedale, come può essere andare in stazione o quant'altro. Cioè, qui quello che manca è il sistema di visione generale di Riccione. Quindi, a parte le battaglie, voglio dire, su 200 metri di pista ciclabile, che faccio un passo indietro, via Puglie è stata fatta la pista ciclabile a fianco della strada, dove ci sono intersezioni con le strade, dove ci sono accessi e passi, diciamo, carrai dei privati, dove ci sono attività, ma queste cose comunque devono andare oltre, devono trovarsi, come posso dire, situazioni che al limite possono convergere con tutti i cittadini, ma la priorità è un'altra, è la priorità di è la priorità di trovare il servizio della comunità. E quindi la pista ciclabile va sopra all'interesse, probabilmente tocca dirlo, anche del singolo cittadino, che l'amministrazione comunque deve, nell'ambito delle proprie possibilità, cercare di giustificare, di considerare, di aiutare, certo, di assolutamente. Quindi voi, Venerandi, sostanzialmente dite pista ciclabile bene su via Veneto, perché in fondo la maggior parte dei cittadini, quelli silenziosi, quelli che non per necessità o per forza protestano, hanno chiesto, però al contempo un progetto di mobilità lenta in tutta la città che possa riunire le varie piste ciclabili che in questi anni sono sorte. Guardi, le faccio un esempio, giusto per capirci meglio. Perché quando parliamo di mobilità lenta, parliamo di pista ciclabile, parliamo di aree pedonali e quant'altro. Io le suddivido su due schematiche. Una è quella di servizio e una, tra virgolette, passatemi il termine, più ludica. Allora, se io devo creare una mobilità lenta, convergente, all'interno, come dicevo prima, degli assi triccionesi di importanza, diciamo, prioritaria, che sono, voglio dire, mi ripeto, scusatemi, però il tema è proprio questo, cioè io andare a collegare la stazione, andare a collegare l'ospedale, andare a collegare il cimitero, andare a collegare tutti gli assetti sportivi, andare a collegare tutto quello che è il contesto amministrativo e quant'altro, io ho bisogno di creare degli assi che sono assi di servizio e sono, come dicevamo prima, quelli di Viale Puglia, quelli della statale, questo qui di Viale San Lorenzo e di quant'altro. Poi esistono come posso dire, anche degli altri contesti di mobilità lenta, più ludici, che sono quelli che entrano all'interno del parco, che sono quelli che viaggiano a filo dei lungomari, che sono quelli che dove dal Ponte Romano si prende e si va giù costeggiando il fiume, e sono due cose completamente diverse, a mio avviso. Quindi è inutile puntualizzare e fermarsi su un tema che è fondamentale per i cittadini di San Lorenzo, perché quello è un problema fondamentale. Le faccio un esempio. Esiste in tutto il comparto dell'Acer a fianco del cavalcavia dell'autostrada. Lì è pieno di ragazzi che vanno comunque utilizzano le strutture sportive. Cioè, è fondamentale creare la possibilità in sicurezza per quei ragazzi poter usufruire di una viabilità per andare a collegare queste strutture qui. Cioè, stiamo parlando del niente, mentre al contrario quello che vuole oltre è rilanciare questa città. Noi dobbiamo questi servizi qui potenziare, aumentare, ma di continuo,
cioè ci dovrebbe essere una discussione continuativa. Noi ieri siamo usciti sul giornale, nell'ambito della costruzione dell'accordo con Autostrade, c'è tutta la programmazione del collegamento da Scassano per venire su in Viale Abruzzi, dove c'è l'asilo e dove c'è anche lì la palestra, certo, e quant'altro. Sì. Questi sono i ragionamenti che bisogna fare. Cosa serve a Lizzone? Quali sono le aree che ancora non sono collegate? È tantissimi anni che stiamo aspettando il collegamento con la pista ciclabile per quello che riguarda l'area oltremare e i collegamenti di tutte quelle cose lì. Cioè, questi sono ragionamenti da fare, non fermarsi o strumentalizzare da parte di una o dell'altra forza politica quello che sono 300 metri di pista ciclabile, che ripeto, sono fondamentali non solo per San Lorenzo, ma nel contesto generale di una città, di comunicare tramite questi sistemi di collegamento generalizzato. Però capisco che a volte è più importante andare sui giornali per fare polemiche, magari travisando anche quello che sono i contesti generali. Le reali intenzioni. È chiaro, Venerandi, sì, certo, quello che cogliamo un po', ma non solo su questa vicenda di Viale Veneto, ma anche su altre vicende, ma questo succede in tutte le amministrazioni, che il dibattito politico alle volte travalica un po' cioè quello che dovrebbe essere, perché il dibattito è fatto proprio, almeno a mio avviso, per creare anche delle condizioni di migliorare anche le sorti di una città. Quando si va oltre, quando rimane un po', insomma, su posizioni che sono talmente distanti che non si potranno mai incontrare, è chiaro che poi nascono queste cose. Comunque, una posizione molto chiara, anche quella di Oltre, insomma, è un momento particolare per Riccione. Tra Riccione, questo, sì, le varie situazioni ancora un po' in divenire, di ecco, nulla diciamo più così. Si sa. Guardi, no, noi di Oltre sinceramente siamo sbalorditi dal fatto che molta gente ci contatta per capire che sinceramente nell'ambito del contesto politico i cittadini chiedono un'alternativa, e l'alternativa è quella di proporsi con tutto quello che riguarda le necessità di visione di una regione da qui ai prossimi 20 anni. Di soffermarsi per scatenare una guerra politica su una situazione che doveva già essere, come posso dire, noi l'abbiamo ribadito, fatta e rifatta da tantissimi anni fa, capite bene, non si sta parlando di proiezione, non si sta parlando di sviluppo della cittadinanza, non si sta parlando di vivibilità, non si sta parlando di niente. Dopo su questo ieri Venerandi, non so se ha sentito Parmigiani ha detto, concluso, no? Dicendo che insomma tutta questa polemica sulla ciclabile serve un po' anche per depistare, per cambiare argomento rispetto alle problematiche di maggioranza questo lui ha detto, così come anche ha detto chi oggi, parlando chiaramente anche dei consiglieri di Oltre, dice si sarebbe dovuta fare qualche anno fa. In realtà qualche anno fa era tra coloro che in teoria gestivano le sorti dell'amministrazione. Guardi, la risposta è semplicissima, ho sentito Parmigiani che ha elencato documenti e quant'altro, bastava essere presente in consiglio comunale. Io c'ero, e quindi il tema è uno: il progetto di visione della città che stiamo ribadendo c'era già, perché nell'ambito dello sviluppo dei piani operativi comunali esisteva la pista ciclabile. Cioè, questa amministrazione non l'ha voluto portare avanti, non vuol dire che non devi fare niente, vuol dire che dovevi passare alla soluzione B, che era quella attuale. Non è che ci vuole, voglio dire, se no continuiamo a rimarcare situazioni. I POC dell'area di San Lorenzo prevedevano 2014, ultimo consiglio comunale dell'amministrazione Pironi, la creazione della pista ciclabile interna rispetto a quella di Oviedo. Questa amministrazione non vuole dar seguito, non vuol dire che tu non le devi fare, non vuol dire che devi tenere una città ferma, vuol dire che torni indietro, prendi la soluzione B e dai adito a quella soluzione B, premettendo una cosa, la priorità in assoluto è quella nei confronti delle esigenze dei cittadini e della comunità. In seconda battuta c'è il concetto politico e quant'altro. Questa è la nostra visione, eh? Poi ognuno giustamente cerca di portare l'acqua sta, a proprio mulino. Ma questo fa parte della storia. Venerandi, noi la ringraziamo, anche così mettiamo grazie un altro tassello al percorso ciclabile. Vediamo, intanto i lavori vanno avanti, per cui insomma vedremo come evolverà anche il dibattito. Come giusto che sia. La ringrazio, grazie a voi. Buona giornata, grazie.